Il Club di Milano presenta La fede e l'arte. Giubileo 2025. Odie non cras. Oggi, non domani. Sante Spedito Martire. La ricerca di Umberto Angeloni. Di Fabiola Giancotti. Voce narrante Gualtiero Scola. Nella chiesa di San Carlo Borromeo, in via Anassa, a Lugano, da oltre un secolo, tra le statue di santi presenti, ce n'è una che raffigura con fattezze giovanili Sant'Espedito di Melitene, martirizzato il 19 aprile del 303. Della sua storia poco sappiamo, nonostante il culto sia vivissimo in molte parti del mondo. Dall'Europa cristiana e ortodossa, all'Asia occidentale e all'America del Sud. Citato nei vari martirologi, a lui si rivolge chi chiede grazie rapide e immediate. Urgenza suggerita anche dal nome e dal motto «Odie, oggi», che egli stesso ostenta inciso sulla croce. L'attenzione di Umberto Angeloni per Sant'Espedito è sorta in seguito a un episodio di vandalismo che ha gravemente compromesso, insieme con altri arredi, la statua del santo. Ne è sorta l'esigenza di una ricerca sulla storia e sul suo culto a Lugano e in Italia. Il risultato è magnifico. Oltre alle preziose e documentatissime informazioni storiche, alle forti testimonianze popolari e ad alcuni episodi che ne hanno messo a rischio anche la devozione, Umberto Angeloni ci fornisce, con una scrittura leggera e sottile, una sua attenta analisi del materiale raccolto. Il volume è arricchito di molte citazioni, e molte sono le preghiere, antiche e più vicine a noi, a lui dedicate. In Arminia, Militana Civitate Ermogeni, Cagi, Expediti, Aristonici, Rufi, Galate, Una die coronatorum. Martirologium Hieronymianum, IV secolo. Optimum consensum fasti Latini pre, se ferunt circa venerationem primorum sex martirum. Ermogene, Caio, Expedito, Aristonico, Rufo, Galata. Acta Sanctorum, 1675. Sant'Espedito Martire. Si ha notizia di Espedito dal più antico resoconto dei martiri cristiani, datato V secolo e attribuito a Gerolamo. I bollandisti, nel loro volume Acta Sanctorum del 1675, lo situano anch'essi tra i martiri di Melitene, una tra le città più importanti della Cappadocia, sul confine armeno delimitato dal fiume Eufrate. L'Armenia, terra antichissima, situata fra il Mar Caspio e il Mar Nero, divenne un ricco e grande regno fino a quando Roma non la comprese nel suo impero come regione cruciale del Medio Oriente. La storia più remota racconta che fosse la terra di Aic, discendente della stirpe di Noè. Qui nacque l'alfabeto e fiorirono varie dinastie che costruirono civiltà avanzatissime. Già dal primo secolo, due degli apostoli di Cristo, Giuda e Bartolomeo, vi si trasferirono per diffondere il messaggio cristiano. Nel terzo secolo, l'Armenia è la prima regione a proclamare il cristianesimo
come religione di Stato. Figura eminente è San Gregorio Illuminatore, più noto in Occidente come San Gregorio Armeno. Ancora oggi la Chiesa armena è distinta dalla Chiesa ortodossa e da quella bizantina. Durante la grande persecuzione di Diocleziano, fra il 302 e il 305, molti cristiani di quelle regioni furono sterminati. Fra questi, come documenta il martirologio geronimiano, i martiri Ermogene, Caio, Expedito, Aristonico, Rufo, Galata, poi celebrati come santi martiri per la loro testimonianza. Pochissime sono le notizie biografiche che riguardano Sant'Espedito. Vi è traccia a Melitene, l'odierna Malatia, in Turchia, e qui viene elencato tra i martiri del 19 aprile 303. Il 19 aprile è il giorno in cui si festeggia la memoria. Il suo culto si diffonde in Europa, soprattutto in Francia, Spagna, Germania e Italia. Chiese, cappelle, eremi, edicole lo espongono alla preghiera dei fedeli a partire dal XVIII secolo. Grande diffusione ha in Inghilterra, Irlanda, Australia e nelle Americhe, dove molti portano il suo nome. La vita dei primi santi della storia del cristianesimo si basa su notizie non scritte, trasmesse nei secoli solo oralmente. L'oralità passa di racconto in racconto, attraversa secoli e tradizioni e si scrive con l'intensità narrativa e le variazioni linguistiche di ciascun paese. Impossibile citare fonti, stabilire date, ordinare documenti, compilare bibliografie. Nel corso dei millenni, le narrazioni orali portano notizie ed eventi di epoche lontane nella nostra modernità e ci vengono restituite come storie, miti e leggende, liberi da posizionamenti cronologici. Ad accorgersi dell'importanza del culto dei santi fu Sant'Ambrogio, che proprio a Milano istituì queste devozioni, intitolando ai primi martiri le chiese in cui si custodivano le reliquie e le contrade della città che ne ricordavano le gesta. Questa pratica, ripresa a gran voce oltre 1000 anni dopo da Carlo Borromeo, è documentata da molti codici e da molti ritrovamenti. Tuttavia, la scarsità di notizie riguardo a Sant'Espedito, le poche citazioni sui documenti ufficiali nei secoli hanno dato luogo a tante costruzioni fantastiche che talvolta hanno compromesso la legittimità del suo culto. E la discussione ruota, quasi sempre, intorno al nome. Espedito, l'impossibile significato del nome. Sappiamo bene che i nomi si traggono sovente dal luogo di origine, come Diocleziano, da qualche speciale circostanza, come Cincinnato, Caligola, da qualche affezione, come Irene, Pace, Agape, Carità, dalle qualità morali, come Chionia, Purezza, Luminoso, Innocente, Giusta, Generoso, dalle solennità ecclesiastiche, come Epifanio, Pasquale, Natale, dai participi dei verbi, come espedito, liberato, onorato, adauto, e persino dagli animali, orso, lupo, leone. Monsignor Giuseppe Cascioli, La persecuzione di Diocleziano o l'era dei martiri, Roma, 1903.
siamo sicuri che Espedito sia nome di persona, in quanto è nominato in un gruppo di martiri nel più antico martirologio della storia. E Expeditus, anche nella forma femminile, era un nome diffuso in ambito romano. Ciò nonostante, molti, non accettandolo come nome attribuito a persona, si sono interrogati intorno al termine nel suo uso e nella sua funzione grammaticale. Expediti, expediti milites o velites, venivano chiamati nell'esercito romano i fanti leggeri che avanzavano agili e liberi da impacci. Espedito vuol dire anche veloce, urgente, rapido, tempestivo. Impossibile, dunque, dare tali significati a un nome. Ma poi questo nome, attribuito a un martire, cominciò a diffondersi e a provocare effetti, preghiere e conversioni. Alcuni, in Francia, per impedire il suo culto, tuonavano «Expeditus! Un nome! Niente più che un nome!» Nel corso dei secoli, il santo che porta questo nome raccolse le virtù proprie di questa parola. E, con queste, si distingue ancora oggi come santo intercessore di grazie urgenti concesse con rapidità. Sant'Espedito è indicato anche come il santo dell'ora undicesima, cui votarsi quando ogni cosa sta per concludersi. È il patrono dei commercianti, invocato per una pronta chiusura della trattativa, e dei naviganti, per uscirne vivi in caso di tempeste improvvise. Espedito di Melitene, soldato di Roma. Statue e immaginette lo raffigurano come legionario romano. Si narra che fosse un ufficiale della 12ª legione che sovrintendeva a tutti i transiti sul fiume Eufrate e che per questo aveva base stabilmente a Melitene, centro strategico per tale incarico. Molti dei giovani della città militavano in questa legione. La legione romana è l'unità militare dell'esercito romano. Raccoglie, fin dalla tarda età repubblicana, l'unità operativa bellica delle strategie difensive di Roma. È costituita dalla cavalleria e dalla fanteria. Quando la battaglia avanza, la fanteria si muove su tre linee distinte di azione. I velites o expedites anticipano nello scontro la prima, la seconda e la terza linea, la fanteria pesante. Sono giovanissimi uomini appartenenti alle classi più povere. Hanno armatura leggera e perciò sono veloci e spediti nell'attacco. Così li descrive Tito Livio. I velites hanno uno scudo di tre piedi. Sulla destra tengono aste che utilizzano nel combattimento a distanza. Portano però al fianco il gladius hispaniensis e se vengono al corpo a corpo, passano le aste alla mano sinistra e impugnano la spada. Ab urbe condita. Più tardi, le legioni romane abbandoneranno tali distinzioni e la fanteria sarà strategicamente riorganizzata, pur mantenendo dell'antico esercito scioltezza, velocità e leggerezza. L'esercito romano si estende per tutto l'impero e mantiene salde e durature le conquiste delle terre che si affacciano nel Mediterraneo. All'epoca degli imperatori, ogni legione passa alla storia per la fama che si conquista in battaglia, che, una volta acquisita, conserva per secoli. Sono note le legioni dette la ferrata, la vittoriosa, la fulminante. La 12ª legione, detta la fulminante, costituita da Giulio Cesare nel 58 a.C., rimane attiva fino al V secolo. Ha come emblema il fulmine.
i soldati di tale legione sono testimoni, durante il comando di Marco Aurelio, di un evento che molti dichiareranno miracoloso. Intorno al 174 d.C., Marco Aurelio marciò con la dodicesima legione contro i Germani per impedire loro la conquista del suolo italico. Non pioveva da mesi e i soldati erano stremati dalla sete, impossibilitati a combattere. Racconta Tertulliano che nell'imminenza dello scontro alcuni legionari, cittadini di Melitene, pregarono perché la pioggia potesse arrivare per placare la sete e dare loro la forza di fermare i barbari. Improvvisa, rapida e fulminea, arrivò la tempesta, con tuoni e fulmini mai visti prima, che spaventò i Germani e restituì all'esercito romano vigore ed entusiasmo. Questa vicenda è ancora viva nelle storie scolpite nella colonna di Marco Aurelio a Roma e contribuì in quell'epoca al rafforzamento della legione a Melitene, una delle prime città che accolse il cristianesimo. Molti dei soldati della dodicesima legione romana furono, ed è questo un dato ormai acquisito anche storicamente, martiri cristiani. A noi non sfugge la diacenza delle parole velites, fulminante, fulmine, con la parola espedito. Come non ci sfugge che tre secoli di notizie intorno all'esercito romano abbandonano ogni logica riguardo alla datazione storica e si combinano nella narrazione secondo altri criteri. Tradizioni e trasmissioni non scritte ora aggiungono, ora tolgono simboli e emblemi dalla iconografia di Sant'Espedito. Due millenni di storie mischiano epoche e avvenimenti, ma non toccano e non cancellano il mito e la leggenda di eventi e di protagonisti la cui memoria, reale nella trasmissione, è viva ancora oggi. Immaginiamo Espedito con il suo armamento di soldato romano, poco più che fanciullo e già cristiano, con o senza la lorica e con l'elmo, lo scudo e la spada. Oggi resta il suo armamento di soldato, ma al posto dell'elmo c'è l'aureola del santo e al posto dello scudo o della spada la palma. Nell'iconografia sacra cristiana, la palma richiama l'episodio dell'entrata di Cristo in Gerusalemme, quando la gente di quella città accoglie gioiosa il Figlio di Dio con un tripudio di palme. La palma fu presa a simbolo della resurrezione perché fiorisce una sola volta, alla fine della sua lunga vita. Il giusto fiorirà come la palma, era già scritto nel Salmo 92 dell'Antico Testamento. I primi cristiani martiri hanno diritto, nella Chiesa cattolica, al titolo di santo e come santi sono indicati nel martirologio. Il giorno della loro festa, nel calendario liturgico, è il giorno del loro martirio. Martirio è un termine greco che viene tradotto con testimonianza. Nella nostra accezione, il testimone è testimone di vita. È testimone e narratore della novità della parola, è testimone di pace. Nessuna vicinanza con l'eroe, che invece sfida la morte scommettendo sulla paura e sul coraggio, nella totale cancellazione della testimonianza. Testimonianza è la prova che la parola agisce, che si sparge sulla terra e arriva leggera a ciascuno che, raccogliendo, restituisce. Il testamento è la testimonianza che giunge a scrittura. Il testamento di Cristo si scrive con parabole, racconti e narrazioni orali che troviamo nei Vangeli. Il testamento dei martiri e dei santi si scrive con l'impossibile alternativa
tra la vita e la morte che troviamo nel racconto della loro vita. Qui la leggerezza. Chi è testimone non si proclama vittima sacrificale, non si immola, non scambia la vita con la salvazione e con i beni terreni. Il martire respinge ogni compromesso con la morte e accetta la vita. Con la testimonianza, la forza della parola non cessa mai. Umberto Angeloni. La Chiesa e la Confraternita di San Carlo Borromeo a Lugano. A Lugano, nella via principale della città svizzera, c'è una piccola chiesa dedicata a San Carlo Borromeo. Fu costruita nel 1640 su commissione della confraternita che porta lo stesso nome del santo. La confraternita di San Carlo fu istituita a Lugano nel 1618, pochi anni dopo la canonizzazione del Borromeo, nel 1610. Carlo Borromeo, come vescovo della diocesi milanese, seguì anche Lugano, a quei tempi compresa nell'area diocesana lombarda, visitandola più volte. La confraternita fu attivissima. Legata al territorio, coinvolse molti fedeli e raccolse molte donazioni che le permisero di completare la chiesa, di arricchirla con la statua della Madonna della Cintura e di adornarla di marmi e di preziose rifiniture. Varie statue di santi e il relativo culto si sono aggiunte man mano, facendo crescere devozioni, celebrazioni, preghiere e il numero dei confratelli. Dal secolo scorso, però, attività civili e pratiche religiose, così come i confratelli, andarono man mano scemando e diminuendo, rischiando, nel 2011, l'estinzione della confraternita. Fu così che il nuovo priore e alcuni luganesi decisero di rilanciare la pratica di questa istituzione e il culto di San Carlo, proponendo incontri, attività, ripristino di pratiche liturgiche, mostre e convegni. Nel 2018 fu quindi possibile celebrare i 400 anni dalla fondazione della confraternita. L'indagine intorno al ruolo delle confraternite, la ricca figura di San Carlo Borromeo, la partecipazione e il contributo di ciascuno dei membri, ha suggerito a Umberto Angeloni, imprenditore e scrittore, di rilanciare il ruolo delle confraternite, oggi attive in Italia e nel pianeta, organizzando un incontro con cadenza annuale, che sia di confronto e di programma. La risposta è stata inaspettata e ha avviato qualcosa di inedito che avrà ulteriori sviluppi. A convincere Umberto Angeloni a intraprendere la ricerca e la stesura del libro di cui stiamo parlando è stato però un particolare episodio, all'inizio considerato deleterio. Sante Spedito Martire raccoglie una documentatissima storia, sia antica sia più vicina a noi, di Sante Spedito. Citando e pubblicando documenti ripresi da libri e custoditi nelle biblioteche, cercando e attingendo nella devozione popolare attiva nell'intero pianeta, Umberto Angeloni non ha tralasciato di raccontare anche accesi dibattiti riguardo al suo culto. Si è procurato copia di ciascun foglio e testimonianze di vari studiosi che ha trascritto talvolta interamente, talvolta in parte. Molte le immagini. Questo l'episodio. Il 27 ottobre 2022 qualcuno entrò nella piccola chiesa di San Carlo e con grande furia colpì e distrusse arredi e suppellettili, comprese le statue dei santi. Anche la statua di Sant'Espedito ne uscì danneggiata.
La conta dei danni lasciò tutti sgomenti. Ma immediatamente si cominciò a lavorare per restituire ogni cosa nella propria integrità. E non solo. Umberto Angeloni decise che, con il restauro della statua, occorreva raccontare anche la storia di Sant'Espedito. Ed ecco il suo racconto. Il libro è bello, di piacevole lettura, e non tralascia l'analisi di questioni antiche riguardo al culto del santo, di cui parleremo fra poco. Sant'Espedito, il corvo e la croce. Oggi, non domani. È il primo uccello nominato nella Bibbia ed è il primo a sorvolare il mondo dopo il diluvio. Compare, con alterna fortuna, in molti testi antichi. Racconta Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia, che il corvo è sagace, che ha una memoria prodigiosa e che ha la capacità di parlare e di comprendere. Tali caratteristiche, descritte da molti altri in tutto il mondo antico, hanno contribuito al mito e alle leggende intorno a quest'uccello dalle piume nere. Sant'Agostino, lettore di Plinio, dando credito alle sue narrazioni, ascolta nel verso del corvo la parola latina cras e scrive: non si sa quando potrà arrivare l'ultima ora. Chi dice cras, cras, domani, domani, fa come il corvo. Nel 1494 Sebastian Brandt lo riprende con grottesca ironia nella sua Das Narrenschiff, la nave dei folli, dove descrive in versi un viaggio di pazzi, considerati in quell'epoca irrecuperabili peccatori. Colui che a mo' di corvo cras cras grida, matto è finché morte non lo uccida, e nessun che domani non ne rida. La xilografia che mostra il pazzo in veste di buffone mentre gioca con il corvo è di Albrecht Dürer. Curiosamente, e accade solo per Sant'Espedito, il corvo e il suo verso si traducono anche in elementi narrativi iconografici. Espedito calpesta il corvo, segno del rimando, proprio del suo verso, e ostenta sulla croce la parola hodie, oggi. La leggenda lega questa immagine al racconto del suo martirio. Quando nell'esercito romano si vollero cercare i cristiani, qualcuno consigliò a Espedito di rimandare al giorno dopo la notizia della sua conversione, ma egli fu irremovibile. Non un giorno di più avrebbe atteso per testimoniare la sua fede. L'eco di quella frase che Cristo pronunciò sulla croce, «Oggi sarai con me in paradiso», giunge a Espedito, ed egli la accoglie senza remora e senza rimando. È questo il gesto che toglie oggi dal concetto di tempo come durata e lo situa nell'eternità. Nel nostro racconto, dunque, oggi non ha nessuna connotazione cronologica, non ha misura, non finisce, non si coniuga in nessun tempo, non si verbalizza. Oggi è il quotidiano, oggi è l'attuale, oggi è l'istante che non passa e che non si ferma. Il cattolicesimo, nella narrazione della vita dei suoi santi, si accorge di questo e restituisce il culto e la preghiera a Sant'Espedito con il motto «Hodie non cras». Domani ha tutta un'altra accezione. Può entrare nel racconto o può impedire che il tempo intervenga. Non il tempo come durata, ma il tempo di capire e di intendere, di decidere e di fare. Il tempo di testimoniare è oggi, non domani. E la testimonianza è attuale
ed eterna. Il culto di Sant'Espedito, la sacra rappresentazione. C'è traccia della celebrazione della festa di Sant'Espedito nella chiesa di San Carlo a Lugano fin da tempi antichi. Nulla ha impedito, in Europa e nel mondo, di pregare questo santo, di chiedere e di rendergli grazie. Il pretesto e l'occasione sono sempre legati all'urgenza e all'impellente necessità suggerita sì dal nome e dai simboli della sua figura, ma anzitutto da quella pratica istituita dal cristianesimo che è l'intercessione dei santi, ossia l'impossibile contatto diretto con Dio. Da qui le infinite varianti popolari che hanno permesso e custodito queste tradizioni che di racconto in racconto, di città in città, di contrada in contrada, sono giunte fino a noi nella forma più bella di trasmissione che è l'oralità. Le processioni dei santi e della Madonna, patroni, protettori o intercessori di quei paesi che li hanno scelti, scandiscono le stagioni con preghiere che sono orazioni, poesie, canti, filastrocche, ritornelli. Nel secondo millennio, o forse prima, nascono le sacre rappresentazioni, che ovunque sono il sale della terra, dell'arte e della cultura. Il ringraziamento per la vita senza nessuna forma di padronanza e di gestione di essa, grazie alla fede e alla santità di chi ha accolto la parola. Ciascuna cosa entra nella tradizione, entra nella sacra rappresentazione e ciò che emerge, pur restando intoccabile, è il sacro, mentre si dilegua qualsiasi idea di rappresentazione statica e fissa. Legittimità, ammissione e nuova devozione. Le poche, sfumate, rare, indeterminate notizie che abbiamo sulla vita di Espedito integrano una tradizione arrivata a noi anzitutto oralmente, dunque con la forza e l'efficacia del racconto non scritto. Ciò nonostante, la statua del santo, presente fin dall'inizio del Novecento nella chiesa di Via Nassa a Lugano, alla vigilia della sua festa, nel 1938, fu sottratta alla preghiera dei suoi devoti dal vescovo di quell'epoca. Richiesta a gran voce, la statua tornò al suo posto. L'episodio vandalico, accennato prima, ha dato a Umberto Angeloni l'occasione di indagare anche sulla legittimità del culto di Sant'Espedito, questione sollevata ancor prima da Monsignor Geremia Bonomelli, vescovo di Cremona, nella lettera pastorale da lui scritta in occasione della Quaresima del 1905. Il vescovo afferma che il culto del santo, data la documentazione insufficiente per provarne l'esistenza, è ridicolo e pagano. Umberto Angeloni legge, consulta e ripropone i documenti dell'epoca. Quanto emerge, riportato da un articolo del 1905 sulla rivista gesuita La Civiltà Cattolica, rileva uno spaccato della discussione che a mano coinvolge gli studiosi e i teologi del mondo intero e che talvolta sfocia in sterili polemiche. L'acceso dibattito dà per vera la notizia della soppressione del culto da parte della Santa Sede e dell'allora Papa Pio X. Un altro articolo riferisce che il Papa è stato costretto a ripristinarlo per le proteste e la ribellione dei fedeli. Da parte sua, Pio X
non ha mai soppresso e di conseguenza mai ripristinato il culto del santo. La bibliografia, le citazioni, gli scontri epistolari tra favorevoli e contrari costituiscono la parte più ampia del libro di Umberto Angeloni e sollevano questioni che, a rigore, riguarderebbero l'intero apparato del culto dei santi nella gestione canonica della Chiesa oggi. Tuttavia, la civiltà cattolica già allora stronca la discussione, dimostrando che il culto di Sant'Espedito non è un'invenzione recente. Lo fa così. Uno, prendendo le distanze dai bollandisti più moderni, che in un numero degli Analecta Bollandiana ne ipotizzano l'origine a un gioco di parole riguardo al nome. Due, riconoscendo l'autorità dell'antico martirologio geronimiano, che cita Espedito. E tre, assicurando che nulla c'è di superstizioso nell'invocarlo in caso di grazie urgenti. Umberto Angeloni ripropone il testo integrale di vari studiosi e teologi a sostegno della realtà narrativa di Sant'Espedito. Una citazione per tutti. Carmelo Nieddu, teologo, scrittore e priore di Santa Maria di Bonarcado, in Sardegna, che a proposito della diffusione del messaggio cristiano di Espedito, scrive: le foglie che il vento porta via alla palma non si involano senza lasciar traccia. Qualche cosa di esse rimane alla palma nel suo divenire, nei suoi tronconi e nei suoi germogli. Questi si aggiungono così fitti l'uno all'altro che formano anello intorno alla palma. Tali anelli si moltiplicano l'un sopra l'altro, si avvincono come catena fino alla cima della pianta crescente, come a protezione ed esterno scudo di essa. Simili a queste foglie che scompaiono, sono i giorni dell'uomo sull'albero della vita. Uno segue l'altro, ma nessuno rimane. Il tempo li travolge, spoglia gli anni della nostra esistenza e li precipita nel mare dell'eternità. Carmelo Nieddu, da La croce e la palma, Sant'Espedito martire. Discorso pronunziato nella Basilica Mauriziana di Cagliari, la sera del 19 aprile 1913. Il culto, scrive Umberto Angeloni nel suo libro, è ancora ben attuale e vivace in molte nazioni dell'Europa centrale, soprattutto in Austria, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna, e del Sud America, soprattutto in Argentina e in Brasile. E sebbene siano poche le chiese di cui il santo è titolare o contitolare, ovunque sia presente la sua sola immagine, dipinto o statua, perdura anche un'intensa devozione pubblica che si esprime con fiori, candele, ex voto, biglietti. Ciò non solamente in piccoli centri, ma anche in chiese monumentali di grandi città, spesso con una cappella dedicata. Ad esempio, nella chiesa di Santa Maria di Loreto, a Roma, nella Iglesia de San José, a Madrid, nella chiesa del San Salvatore a Varsavia, nella chiesa del Carmine e nella chiesa di San Nicolao a Milano, in Nuestra Señora de Balvanera, a Buenos Aires, in Sant'Isaia, a Bologna, nella Igreja de São Nicolau e nella Igreja de Nossa Senhora da Conceição Velha, a Lisbona, nella Iglesia del Santo Ángel, a Siviglia. Nella sua festività si celebrano processioni, novene e messe solenni, molte volte guidate da vescovi e seguite da gioiose feste popolari. L'arte, la preghiera, la parola.
Come dicevamo, il suo culto è diffusissimo in tutto il mondo e a Sant'Espedito sono dedicate chiese, edicole devozionali, contrade, sculture, pitture, statue, scritti e preghiere, opportunamente raccolte da Umberto Angeloni e pubblicate nel suo libro che, a oggi, è il più ampio ed esaustivo sul tema. In Italia, negli inventari generali dei beni culturali della Chiesa e dello Stato, mano a mano compaiono opere, per la maggior parte devozionali e ispirate dalla semplice richiesta di intercessione. Semplici, per l'appunto, i simboli. Il giovane guerriero romano, con armature più o meno articolate. Il corvo che, pur calpestato, gracchia il suo verso. Cras, cras. La croce con il motto Hodie. A volte la palma e, in epoche più antiche, la spada e l'orologio, simbolo del tempo che passa. Umberto Angeloni ci propone una tela di Michele Vecchio, pittore siciliano del Settecento, che mostra il santo già assunto in cielo, circondato da angeli. Sobria l'armatura. C'è il corvo con il suo verso e la palma che affianca la spada. In ginocchio, su una nuvola, Espedito accoglie, rivolto alla Trinità e a braccia spalancate, il suo destino di gloria. La tela si trova nella chiesa di Gesù e Maria ad Acireale. Nello stesso secolo, a Graz, in Austria, presso il Museo Diocesano, un pittore non identificato, in alto, alla sinistra del santo, dipinge la parola Odie su un orologio, da cui parte un triangolo che pare anche una meridiana. C'è anche la spada, un accenno alla palma e il corvo che ripete incessante il suo verso. Nel XX secolo, le statue situate nelle chiese accolgono un'iconografia più moderna, con la definitiva acquisizione della croce e della palma. La grazia, l'indulgenza, il miracolo. Sant'Espedito, il bollettino delle grazie. Va riconosciuto che un determinato culto si è cominciato a darglielo anche perché si è potuto sperimentare l'efficacia della sua protezione con le grazie ottenute. La devozione verso i santi si sviluppa in genere partendo da questa strada. Se non ci sono grazie, non c'è neanche il culto e non se ne tramanda la memoria. Padre Angelo Bellon, risposta ad un quesito sui santi, tra cui Espedito, di cui si conosce poco. Su Amici Domenicani, 29 novembre 2018. È indiscutibile il numero straordinario di grazie che, a centinaia, si potrebbero elencare in una smagliante cronaca di grazie elargite per la sua intercessione. In tante contingenze, nei casi più urgenti, anche disperati. Padre Domenico Franchetti, istruzioni, meditazioni e preghiere in onore di Sant'Espedito Martire, Torino. 1926. Umberto Angeloni ha ritrovato nella Biblioteca Nazionale di Firenze due bollettini mensili dedicati alle grazie ricevute per intercessione di Sant'Espedito. Il bollettino, stampato e distribuito dalla Chiesa dei Santi Apostoli di Napoli, esce tra il 1904 e il 1905 a cura di Michele Antonelli. Oltre alle notizie sul santo, il suo culto a Napoli, la vicinanza a San Gennaro, l'opportunità di dare il suo nome ai nuovi nati, i bollettini sono densi delle grazie che Sant'Espedito concede ai napoletani. Grazie che per ciascuno hanno valore di miracoli e che così sono accolte dalla redazione.
Noi insistiamo sempre nel protestarci che quello che i fedeli chiamano miracolo, nel fervore della loro fede e gratitudine, per noi ha il semplice valore di grazia, essendo riservato solo al giudizio della Chiesa di dichiarare miracolo un fatto straordinario. Ecco il resoconto. Il numero delle grazie registrate dal maggio 1899 a oggi, febbraio 1905, ascende a 9207. Il bollettino ne rende note 4137. Di ciascuna grazia dà, con il nome, la testimonianza del beneficiario, che in vari casi pubblica per intero. Quasi sempre la richiesta e il ringraziamento riguarda la salute, e ciascuno espone, con parole sue, come la preghiera, la fede e l'intercessione del santo operano per la guarigione. L'esposizione è semplice, non segue i canoni, assai differenti di un processo di canonizzazione che deve certificare il miracolo. È uno spaccato di vita sociale nelle vie di Napoli, dove chi chiede la grazia è spesso noto come parente, amico o vicino di casa. Degna di nota è la cronaca delle feste solenni in onore di Sant'Espedito Martire, che si tengono nella Chiesa dei Santi Apostoli a Napoli dal 19 aprile, festa del Santo, al 25 maggio 1905. Dettagliatissimo è il calendario di quei giorni. Comunione generale per la messa in suo onore il 19 aprile, processione solenne il 25 aprile, il Triduo dal 27 fino al 29 aprile, la festa solenne con pontificale il 30 aprile, dal 1 al 7 maggio l'ottava solenne. L'orchestra sarà impegnata in ciascuna celebrazione. Nel 1903 fu Papa Leone XIII a concedere 300 giorni di indulgenza a chi avesse partecipato alla festa del 19 aprile. Anche nel 1905 l'indulgenza plenaria è concessa a chi, in quei giorni, partecipa alla messa. E poiché ciascun anno, durante la festa, si è sempre provveduto a lasciare qualcosa che la rende particolare, si pensò di affidare a un artista la realizzazione di 6 grandiosi arazzi riproducenti diversi episodi del martirio del santo, da collocarsi ai pilastri del tempio. Ne furono completati solo 2. Essi sono eseguiti ad olio, su tela appositamente tessita, onde impropriamente li chiamiamo arazzi. Misurano 4 metri di altezza per 2,30 di larghezza, ed i personaggi che vi campeggiano sono dell'altezza di 1,60 m. Sono firmate dall'artista Gustavo Girosi. Il secondo bollettino riguarda il culto del santo nella chiesa di San Rocco, in Torino, pubblicato da giugno 1912 a dicembre 1914. C'è il resoconto di varie grazie ricevute e l'elenco delle offerte con i nomi dei donatori. In 3 anni di uscite mensili, molto spazio si dà ai discorsi su Sant'Espedito tenuti da padre Giovanni Scandigliano, alle preghiere, talvolta sotto forma di sonetti, a lui dedicate, al calendario liturgico della Chiesa e alla cronaca di quegli anni, che porterà a eventi imponderabili. I 2 bollettini ritrovati raccontano della intensa e partecipata devozione a Napoli e Torino, ma tale partecipazione, di sicuro, coinvolge altre città. Dei miracoli a oggi non abbiamo notizia che non si confonda con le grazie. Umberto Angeloni raccoglie una bella testimonianza a tale proposito, che riguarda Papa Francesco. Jorge Mario Bergoglio, già sacerdote in Argentina, pregò Sant'Espedito per un bambino malato. Scrisse «Che Tomi guarisca» su una sua immaginetta e la fece portare all'ospedale perché fosse riposta sotto il cuscino del piccolo. La mattina dopo, il bimbo era guarito. Thank you.
Nel volume collegato a questo nostro racconto, consultabile e scaricabile dai link nella descrizione, ci sono immagini e documenti antichi e più recenti riguardo alla vita e al culto di Sant'Espedito. Il libro Sant'Espedito Martire di Umberto Angeloni è pubblicato dalla Confraternita di San Carlo Borromeo, con sede presso la chiesa omonima a Lugano. Si ringraziano la Confraternita San Carlo Borromeo di Lugano, la chiesa di San Carlo Borromeo di Lugano. Per la colonna sonora, Luca Francini, Fae Spencer, Forza 1903, Jimmy F., Oliver D.